Salvatore, eccoci a quest'altro video. Stamattina mi parlavi di una legge matematica. Praticamente, cambiando l'ordine degli addendi, il prodotto non cambia. Cosa vuol dire? Ce lo puoi spiegare? Nel modo più semplice possibile. Ho subito degli attacchi che non merito, da persone che non mi conoscono e che in realtà sono stati pagati da gente cattiva, da ladri, pseudo-mafiosi. O da qualche altra struttura a cui io do fastidio. Perché vede, la verità non si deve dire. Perché se tu parli di verità e dici verità, devi dire pure qualche altra cosa. Se io dico sono stato plagiato e rubato, io devo dire che mi ha plagiato e che mi ha rubato. Io posso solo dire quando sembra che mi hanno plagiato e rubato. Ma non posso dire chi mi ha plagiato e rubato, chi mi ha distrutto la vita, chi mi ha assassinato, chi ha tolto di bocca e pane ai miei figli. Io non posso parlare. Chi ha tolto il bagno e ha fatto sì che centinaia di persone che si sarebbero curate di metastasi allo stato terminale, con dolore di metastasi, e che a casa loro avrebbero preso morfina e cocaina e avrebbero distrutto le loro famiglie, sia famiglie di ricche che di povere. Il bagno che io avevo comprato, queste persone sarebbero state accolte lì e aiutate con tecniche naturali che io ho provato su di me e su mia sorella, sono riuscite. E non avrebbero avuto dolori di metastasi, non avrebbero gridato di dolore. E non avrebbero preso né morfina né cocaina, o sarebbero morte liberamente, cioè in modo felice, senza dolore, senza sofferenze, neanche se ne sarebbero accorti, o si sarebbero guarite totalmente, come è accaduto a mia sorella e come è accaduto a me. Un mese di vita, 2 anni se facevo la chemio, quindi non avevo vie di scampo. Io ho preferito non fare la chemio e per questo sono stato denunciato. Capisci? Perché dovevo fare la chemio. Io me ne sono fottuto, io sono qua e il medico che mi aveva diagnosticato questo col sorriso sulle labbra è morto. Ora dico questo io. Esiste una legge nell'universo che io vorrei spiegare e che vorrei dire diverse cose particolari, non soltanto a quelle 3 persone cattive che senza conoscermi mi hanno disprezzato, mi hanno detto la qualsiasi cosa. Beh, vede, io non vado dai tribunali, io non mi metto in mano alla legge per denunciarle per diffamazione. Non me ne importa, io sono Salvatore Paladino. Io opero la non azione, ma posso pure dire un'altra cosa, che esiste una legge universale, quella di causa ed effetto. Cioè ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Se io facessi del male a delle persone, io riceverei del male. Se io faccio del bene, io sono schermato con un campo scrutturatore di forma potentissimo e nessuna forza del male mi può attaccare. Fino ad oggi, addirittura, 7 volte hanno tentato di massacrarmi fin dall'infanzia quando mi hanno sparato nella culla oppure quando mi hanno sparato sull'albero e ho preso l'occhio. E 5 volte sono morto e sono resuscitato. E c'è da bambino una zingara e mi ha detto che ancora ce n'ho da vivere. E quindi io sono tranquillo. Sia perché gli angeli sono vicini a me, sia perché il mio corpo è pulito, sia perché il mio campo strutturatore di forma è stato fatto. Perfetto, vedi, io non ho fatto del male perché quando quelle persone che mi hanno derubato il bagno e l'altro mi ha derubato qua a casa tutto quanto, sia nel computer, sia nei soldi, sia in tutto quanto mi ha derubato e che per 5 anni ha mangiato e è vissuto a casa mia, mi ha tradito.
Beh, certuna dicono, ti lasciano solo tu e il tuo cane, allora c'è un motivo. Sì, il motivo è nella gente cattiva, che non può vivere vicino a me, derubando sempre e facendomi del male. O prima o poi devono andare via. Non sono io che devo andare via. È meglio vivere solo che in brutta compagnia. Pochi buoni col pelo bianco, dicevano i grandi maestri. Ebbene, questo signore che mi ha rubato il baglio insieme all'altro suo collega di mafia, perché sono stati inquisiti dalla mafia, io no, ma loro due sono stati inquisiti dalla mafia insieme ad altri mafiosi che sono andati in galera perché hanno plagiato me, hanno plagiato il baglio, hanno fatto una cosa, diciamo così, come si dice, quando si fa il comune dava hanno vinto un appalto per la Villa Genna, un appalto dato dal comune, ma è stato un appalto mafioso che poi è andato a farsi benedire, perché questa persona che ha derubato me, dove si mette mette, fallisce sempre. E ora ti dico questo, beh, vedi, la legge di causa ed effetto è una legge che prende tutto l'universo, a cui è sottoposto quello che voi umani potete dire, ma tu non sei umano. No, io non sono umano completamente, Salvatore non è umano, Turiddu è umano, ma voi umani adottate dei modi non tanto originali, quindi la legge di causa ed effetto su di voi persiste e il vostro Dio è sottoposto pure alla legge di causa ed effetto, perché è una legge creata da questo Dio che non è reale. Quindi questa legge universale che in tutto il cosmo, in tutte le terze dimensioni di tutte le galassie, gli universi, i cosmi, viene, diciamo così, valutata perché è così. Chi infrange queste regole, queste leggi, viene punito. Chi infrange la legge di quel Dio che nella Genesi ha detto che ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza e gli ha dato l'erba verde dei campi, i frutti degli alberi e i semi che sono sulla terra, chi infrange queste regole, se gli umani le infrangono, si ammalano, hanno sofferenze e morte. Questa è una cosa, ne abbiamo l'esempio che sono tutte le famiglie malate in tutto il mondo. C'è una catastrofe completamente, infatti ho fatto un video dove dico che Gea, la terra, ci ha rifiutate. Ma non gli uccelli del cielo, gli animali della terra e i pesci dell'acqua. Quelli sono ancora connessi e interconnessi con la natura. E allora, quando questi signori mi hanno derubato il baglio e hanno fatto morire un altro mio socio, beh, questi signori hanno subito la legge di causa ed effetto. Ad ogni azione corrisponde una reazione contraria. Il Saladino è fallito, il Tuè è stato sempre fallito e ha continuato a fallire e hanno distrutto le loro famiglie e muoiono di fame. Il Saladino ha aperto un bugigattolo, ma poi tutte e due sono venute da me dopo che mi hanno distrutto la vita e mi hanno chiesto, piangendo, aiutaci che stiamo morendo. Il Saladino stava scoppiando di puzzo da tutte le parti, l'ho tenuto 17 giorni qua, addirittura col bistro gli ho fatto uscire tutta quel marasma di schifo che aveva dentro. Quando è guarito è sparito. Il Tuè è la stessa cosa, tre volte l'ho guarito e l'ho aiutato addirittura da un infarto. Beh, cosa sta a significare questo? Che io, pur avendo subito del male da queste persone, come Gesù sulla croce ha detto a suo padre, padre, perdona loro, cioè quelli che l'hanno messo in croce, perché non sanno quel che essi stessi si fanno. Cioè la legge parlava della legge del contrappasso, la legge di causa ed effetto, ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Beh, loro 2000 anni fa hanno fatto un deicidio, l'umanità sta pagando questo deicidio, con guerre, pestilenze
colera asiatica, spagnola, AIDS, Ebola e tutte le altre malattie che prendiamo per avere infrante le leggi di Dio e le regole di causa ed effetto. Io non le infranto, almeno Salvatore. Perché quando sono venute queste persone, Salvatore con l'amore esseno e con l'amore cristico, come Cristo dalla croce ha perdonato, io, Salvatore l'ha perdonato, Turiddu no. Turiddu è umano, Turiddu è come voi, Turiddu si ribella come vi ribellate voi, quando qualcuno vi fa qualcosa di male. Quindi, Salvatore. Grazie a Salvatore Turiddu è schermato perché ha applicato una legge cristica, quella dell'amore, perdona il tuo nemico. Salvatore l'ha perdonato, ma non per questo, cioè, non devono ridarmi quello che mi hanno rubato. E non ridandole si perderanno e si bruceranno nell'inferno, sia sulla terra che nell'aldilà, nei bassi eterici. Cioè non sono io che li condanno a morte o li condanno a stare male o li condanno a fallire. È la legge stessa che loro hanno infranto. E così queste persone che non mi conoscevano e che non hanno mai visto i miei video e che non sanno niente di me, di tutto quello che io ho fatto per 45 anni, il primo giorno che si sono connesse mi hanno, o diciamo così, detto delle cose bruttissime. Ora perché loro possono dirmi tutto quello che vogliono, che sono bugie, e io li dovrei denunciare per diffamazione? Io mi attengo alla legge divina, quella della legge di causa ed effetto. Io non adopero, cioè io adopero la non reazione, che Salvatore mi ha insegnato, non reagire. Beh, io non reagisco per voi, ma vi devo dire a voi e a tutti gli altri che possono cadere in questi problemi o possono fare male ad altre persone, o ai conoscenti, o ai parenti, o ai nemici, o agli amici, tutto quanto, che infrangono le regole dell'universo e le regole di Dio, beh, vede quanto questi hanno parlato male di me. Hanno trovato un campo strutturatore di forma potentissimo. E allora vi faccio questo esempio. Quando un fattucchiero o un medium fa una fattura a morte ad un'altra persona, quella persona è schermata, la fattura ritorna indietro al mittente, al fattucchiero, come shock di ritorno. Se il fattucchiero è schermato, questa fattura cammina, si evolve e vede chi non è schermato ed entra nella persona che non è schermata e la uccide perché si nutre di tutte le energie vitali di quella persona e man mano va rinzecchendo, va ammalandosi, gli organi si ammalano e i medici cominciano a dire minchiate, questa malattia, questa malattia, questa malattia. Non vedono il tarlo che li rode dentro neanche se fanno l'attacco, non si vede e quindi muoiono. Quando muoiono, la fattura, cioè quell'essere, quell'ombra maledetta che hanno creato attraverso il video che ho fatto, dove spiego come si fanno le fatture, ritorna al medium. E se trova una, diciamo così, piaga o un qualcosa nel suo schermo, entrano e uccidono il medium. Queste cose sono avvenute. Il tarlo comincia a rodere dentro il medium e non ci può più nessuno, perché è stato creato da lui stesso. Ora queste persone che mi hanno attaccato e che hanno sputtanato me davanti a tutto il mondo, perché i miei video vanno dappertutto, queste persone hanno detto delle cose contro una persona onesta, contro una persona schermata. Per me è acqua di rose quella che dicono loro. E scivola in me perché io sono nel giusto. Io ho perdonato i miei nemici, ma perdonare non significa che devono sapere le persone il perché il bagno non ho comprato da me e non esiste più. A chi l'hanno dato, se lo sono svenduto, se lo sono quello che ne hanno fatto.
Il Salvatore Manzo che mi ha distrutto la vita e che mi ha derubato dopo 5 anni che ho dato a mangiare. Il Saladino, altri 5 anni che ha mangiato qua da me. E quando aveva suo padre l'ha cacciato via dall'azienda che aveva, il latte ai suoi figli glielo compravo io, glieli davo io i soldi per comprare il latte e i soldi per pagare i tunisini quando io stesso gli ho fatto trovare delle serre. Io ho fatto un bene così grande come il Cristo l'ha fatto sulla terra, benedetto Dio, e io non sono un cazzo, che mi hanno tutti poi riversati. Quelli che hanno fatto mettere in croce al Cristo, che hanno preferito Barabba e non il Cristo, sono stati coloro che erano stati guariti dal Cristo. Capisci? I primi a dire Barabba libero, Gesù crocifisso. E così è successo a me. E questo è, meglio stare solo col mio cane che vicino a persone del genere, a spudorate, a lebbrosi. Avranno la lebbra addosso, o si chiamerà psoriasi, o si chiamerà lupus, o si chiamerà la qualsiasi cosa, perché tutto quello che c'è dentro sfocerà fuori, perché quello che loro hanno fatto a me, che hanno scritto e che mi hanno addirittura denunciato a YouTube, tutte queste cose sono entrate dentro di loro come shock del ritorno, e a poco quel tarlo non farà altro che rodere, finché si metteranno a gridare, finché sentiranno dolore, finché, come disse un grande maestro, se qualcuno ti fa del male, opera la non azione. Maestro, e allora che devo fare? Niente, non agire, non essere contro di loro. C'è la legge universale, la legge divina che ci penserà, la legge di causa ed effetto. Tu ti devi soltanto sedere in riva ad un ruscello o a un fiume. Prima o poi li vedrai passare uno dopo l'altro in orizzontale morte. Io aspetto questo giorno perché so che non sono io che faccio del male, sono loro stessi che si sono fatti del male. Io non ho subito male di, diciamo così, di azione e reazione, come quando c'è un cacciatore che spalla, c'è il ringulo. Se tu non lo prendi bene, ti spacchi la spalla. E il ringulo io non l'ho avuto perché li ho guariti. Dopo che mi hanno fatto del male, mi hanno rubato, mi hanno massacrato, mi hanno distrutto la vita e la vita della mia famiglia, e con i soldi miei si sono mantenute le loro famiglie. Quindi io sono tranquillo. Nessuna forza al mondo potrebbe lenirmi, potrebbe penetrare dentro di me. Nessun medium potrebbe farmi una fattura, perché lo shock del ritorno ritorna a loro e chi la promuove. Ora dico io a tutte queste persone di questo mondo o chi mi ascolta: non infrangete le regole di Dio, non andate contro le leggi di Dio, altrimenti c'è questa legge universale che prevarrà su di voi. Non c'è bisogno che uno vi faccia del male, dal male che avete fatto non ve lo ricambia, io non lo ricambio. Io ho parlato di ciò, non che io farò qualcosa contro di loro, perché se io faccio qualcosa contro di loro ricade su di me, e io so che la legge di causa e effetto non deve essere alterata. Quindi io non faccio del male, addirittura che mi ha fatto del male io ho fatto sempre del bene, le ho aiutate, le ho curate, le ho guarite e basta. Ma non per questo me le porto a letto come fa il Salvatore Manzo. Io non porto nessuno a letto, e questo è il problema. Io sono pulito. Io potrei dire, alterando il sistema perché gli altri devono parlare di me, io sono un sant'uomo. Mio figlio, quando è stato un mese qua perché io mi ero spezzato il femore e all'ospedale mi hanno massacrato, è stato con me alla fine, prima di andarsene, io gli dissi: che ne pensi di tuo padre? Sei una brava persona. Perché tutti gli parlavano bene di me, nessuno gli ha mai parlato male di me in tutto il tempo che è stato qua. Beh, io gli ho detto: non è come dici tu, prima che tu andassi via io ero una brava persona, quando ti hanno portato via io sono rimasto una brava persona, adesso che tu mi hai conosciuto e hai detto che sono una brava persona, io continuerò anche quando tu te ne andrai ad essere una brava persona, perché io sono questo, la mia vita è questa, non posso cambiare.
Io sono una persona che ha subito tutte le conseguenze, tutti i dolori, i martiri, i massacri e tutto quanto, e non ho mai reagito. Io ho agito con la legge della non violenza. Quindi chiunque voglia farmi del male, in qualsiasi modo, in qualsiasi cosa, stia attento di non infrangere le regole dell'azione e reazione. Perché io sono schermato, loro no. E fottuti sono loro, con le loro mani si stanno fottendo. Questa gente adesso hanno il tarlo dentro dello shock di ritorno per quello che hanno fatto. Questa legge universale agisce subito. Ti faccio un altro esempio. Loro hanno buttato un sasso sperando che questo sasso mi facesse del male. Quindi il sasso è una causa creata da loro. Beh, il sasso che hanno buttato l'hanno buttato in uno stagno. I cerchi che si sono creati dal sasso che hanno buttato, cioè gli effetti da quella causa che hanno buttato, arriveranno ai bordi dello stagno e ritorneranno potentemente al mittente. Questo è successo a loro. E nessuno li può aiutare più. Solo io posso aiutarlo che conosco le leggi della vita e della morte, perché io unisco e sciolgo. Io sono il distruttore e il costruttore. Quindi tutte le cose che io ho insegnato agli altri su cose, io le ho imparate da un grande medium. Quindi io potrei legare e sciogliere, ma io non lego, io sciolgo soltanto, perché so se lego, la legge di causa ed effetto prevarrà su di me. E io non lo farò mai. Io adopererò la legge della non violenza, della non azione. Sarà la legge stessa loro con le loro mani, che sono Dio come me, che si fotteranno. E quindi io da adesso in poi attenderò che il cric 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 dentro di loro piano piano va prendendo gli organi, poi va prendendo la pelle, poi va prendendo la loro vita. Se vogliono, quando questo male prevarrà su di loro, come ha prevalso sul tuo e tutta la sua famiglia, che sono diventati poveri in canna, che hanno perso tutto per il male che mi hanno fatto, pur io aiutandoli, non significa che io, dopo averli aiutati, scompare tutto quanto. Se tu hai fatto il male, lo pagherai. Io ti ho perdonato, ti ho aiutato, ti ho salvato la vita, a te e a quell'altro assassino. Ma dovete pagare il fio del male che avete fatto. È una legge divina, non è la mia legge. Io non sono Dio, sono una scintilla di Dio come lo siamo tutti noi. Quindi io tranquillamente dico: non fate male, non attaccate Salvatore, perché Salvatore è immune ad ogni attacco. Da 45 anni nessuno ha saputo distruggermi, neanche quelli che mi hanno attaccato 7 volte non ci sono riusciti, e quelle che ci sono riusciti in 5 volte ad uccidermi, io sono risuscitato come l'araba fenice, come fanno i maestri sene. C'è la zingara che mi ha detto che io andrò oltre i 96 anni. Quindi quello che mi potete fare è una sciocchezza, perché io sono tranquillo. Qualsiasi cosa che potete farmi non mi toccherà mai. Nessuno mi potrà uccidere, perché io rinasco dalle cenere. E non sono pazzo, non sono cretino, i fatti parlano a mio favore. L'ultimo, dalle tacche, i medici mi hanno dichiarato morto. Tutti i medici che mi hanno controllato, che mi hanno visto, mi hanno dichiarato morto. Non mi hanno fatto trasfusione di sangue, non mi hanno fatto antibiotici e altre cose, e antitetaniche, per essere stato massacrato da tutte le parti, tagliato l'esofago, la trachea, ossa rotte e tutto quanto. Si sono ripristinate da solo, perché i figli di Dio vengono aiutati dagli angeli e dal Cristo in se stesso, perché io ho fede in Lui, in Gesù Cristo. Cristo figlio di Dio, Gesù esseno, venuto da un altro piano di esistenza, e della Madonna inseminata con un seme di un altro piano di esistenza in Anna, sua madre. Io ho fede in lei e sono entrato in connessione diverse volte da bambino, e io vivo pulito
senza che nessuno mi può toccare, quindi sono tutti cazzi vostri. Io sono in attesa sulla riva del fiume. Che Dio ve la mandi buona.